tutti amici e amiche creative, bentornati e bentornate sul mio canale. Vi ricordate i fiorellini in stoffa dal tocco marino che abbiamo realizzato insieme in uno dei miei tutorial precedenti e che poi li abbiamo utilizzati per realizzare delle lanterne e dei contenitori estivi? Bene, oggi finalmente vi mostro come utilizzarli per realizzare dei cerchietti per capelli super estivi. Se non vi ricordate come abbiamo realizzato i fiorellini o se non avete visto il tutorial, trovate il link nel box informazioni sotto questo video. Per questo progetto ci servirà un cerchietto per capelli, largo stretto, con o senza i dentini di plastica non fa differenza, perché il metodo che vi mostrerò è adattabile ad ogni tipo di cerchietto. Della stoffa io utilizzerò del raso turchese, che è la stessa stoffa con cui la volta precedente ho realizzato i fiorellini. Ago e filo e un paio di forbici, colla a caldo, una passamaneria e per finire ovviamente i nostri fiorellini. Per iniziare ci servirà una striscia di stoffa più lunga e più larga di 2 cm rispetto al nostro cerchietto, in modo poi da poterlo rivestire più facilmente. Adesso prendiamo ago e filo e uniamo in questo modo i due lati della stoffa. Io in genere inizio a cucire sempre da questo punto del cerchietto, in modo da fissare al meglio la stoffa. Quindi cucite, cucite, cucite fino ad arrivare alla fine del cerchietto. Ok, arrivati alla fine del cerchietto, tagliamo la stoffa in eccesso e la parte rimanente la portiamo verso l'interno e anche questa la cuciamo sul cerchietto. Adesso allo stesso modo cuciamo per rivestire l'altra parte del cerchietto. Come avete visto, è stato veramente semplicissimo rivestire il nostro cerchietto. Se le vostre cuciture non sono molto perfette, non vi preoccupate perché le possiamo nascondere incollando della passamaneria all'interno del cerchietto. E adesso passiamo alla decorazione. Da del feltro ritagliamo un piccolo cerchio che ci servirà per nascondere le cuciture sul retro del nostro fiorellino. Incolliamo il cerchio nella parte interna del cerchietto e adesso sempre con la colla a caldo ci incolliamo sopra il fiorellino. E il nostro accessorio super estivo è pronto per essere indossato. Spero che questo tutorial semplice e veloce vi sia piaciuto e che vi potrà essere utile. Perciò mi raccomando, lasciatemi tantissimi commentini e pollici in su per farmi sapere che cosa ne pensate. Se vi va, condividete il tutorial su tutti i vostri social e insieme alle vostre amiche. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale YouTube per non perdervi tutti i miei nuovi video e i miei tutorial precedenti sul fai da te. Vi aspetto sul mio nuovissimo gruppo Facebook in cui potremo chiacchierare insieme e condividere idee e progetti, e io aspetto anche tutte le foto dei vostri lavoretti e trovate il link del gruppo Facebook nel box informazioni sotto questo video. E ora io vi ringrazio per la visione, vi auguro come al solito una buona estate e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!